sembrano piastrelle e invece? E invece in realtà le piastrelle non ci sono, di piastrelle nemmeno l'ombra. Ti sembra incredibile e allora devi assolutamente guardare questo video. Questa tecnica si può eseguire su qualunque tipo di superficie. Io, ad esempio, la sto realizzando sul ripiano di un tavolo in legno grezzo. Comincio con matita e squadretta a delimitare lo spazio che voglio decorare. Importante precisazione: il ripiano di legno è stato precedentemente trattato con un fondo specifico per legno e levigato con una spugna abrasiva fine. Proteggo con del nastro di carta gommata il bordo esterno di questa grande riquadratura. All'interno della quale stendo due mani di smalto opaco all'acqua di un colore chiaro. Quando lo smalto sarà perfettamente asciutto, sempre con squadretta e matita, suddivido lo spazio interno in quadrati. Con del nastro di carta gommata sottile, alto 5 mm circa, creo una griglia che in pratica simula il reticolo delle fughe. Utilizzando delle mascherine da stencil si creano i motivi decorativi all'interno delle piastrelle. Queste mascherine che vedi le ho realizzate io. Ne trovi comunque in commercio già pronte, sia nei negozi di belle arti, di bricolage oppure anche su internet. Puoi usare liberamente i colori e i motivi decorativi che più ti piacciono, a seconda della tua fantasia, combinandoli anche fra loro per creare delle composizioni personalizzate. Terminata la decorazione a stencil, con un pezzetto di spugna, io sto utilizzando un frammento di spugna di cellulosa che si trova comunemente al supermercato, e un po' di smalto grigio chiaro, tampono tutta la superficie delle finte piastrelle che ho appena realizzato.
Poi, con un tono di grigio più scuro rispetto al precedente, eseguo una seconda tamponatura, solamente lungo i contorni delle piastrelle, quindi a ridosso del nastro adesivo, proprio come mi vedi fare in queste immagini. A questo punto si possono togliere le strisce di nastro adesivo e guarda come la tamponatura a spugna, che prima sembrava anche poco visibile, è riuscita invece a dare vita alla demarcazione tra piastrelle e fughe. Ora, per completare e anzi per enfatizzare l'inganno ottico delle piastrelle, aggiungo con un pennellino fine a punta di setola sintetica delle sottili linee d'ombra solo su due lati di ogni piastrella. Ora sembra vedersi poco, in realtà lo smalto poi asciugando scurirà diventando più visibile. Se lo desideri, e soprattutto se stai utilizzando dei colori scuri, puoi anche decidere di sottolineare i due lati rimanenti di ogni singola piastrella con una sottile linea chiara o bianca per simulare la luce e dare ancora di più l'illusione di tridimensionalità. Vuoi conoscere e approfondire le tecniche di decorazione e restyling del mobile? Vai sul sito lorenamachiavelli.com e prendi i tuoi videocorsi.